Sono Giuseppe Colombo, il fondatore della prima azienda elettrica europea, la Edison. Thomas Alva Edison era un grande inventore. Io sono andato a New York per conoscerlo di persona. Avevo visto le sue meravigliose dinamo a Parigi e da allora l'energia elettrica è stata l'idea della mia vita. Volevo portare il futuro nella mia città, Milano. E proprio a Milano ho costruito la prima centrale elettrica dell'Europa continentale. Da allora nulla è stato più come prima. La notte di Santo Stefano del 1883 ho illuminato il teatro alla Scala. 2800 lampadine accese sul futuro. Era l'inizio di una nuova storia. Per me, per la Edison e per l'Italia. Io sapevo che con quell'energia si poteva fare di più che illuminare teatri, strade, case e negozi. Si poteva progettare il progresso del paese. Energia per produrre, per muoversi e per crescere. Ma come creare tutta quell'energia? Con l'ingegno, valorizzando risorse come l'acqua dell'Adda. Ecco, bastava usare la forza del fiume e farlo diventare il carbone d'Italia. Carbone bianco, pulito, disponibile sempre, in abbondanza. Edison così ha elettrificato il nord Italia, trasformandolo nel motore dello sviluppo economico del paese. Oggi questi impianti funzionano ancora. Il mondo ha visto crescere l'Italia e diventare una potenza industriale. E poi gli italiani, un popolo pieno di talento. Edison lo ha sempre sostenuto e valorizzato. La società che ho fondato è stata la prima ad assumere un ingegnere elettrotecnico donna, Maria Artini. Era il 1919. Nel 1937 è diventato capo della sezione economica Ferruccio Parri, il futuro primo presidente del Consiglio dell'Italia del dopoguerra e uno dei padri della Costituzione. Edison ha sostenuto il talento di Gio Ponti. Il grande architetto già nel 1930 aveva ispirato la casa elettrica, esposta poi al MoMA di New York. Con lui, Edison ha progettato anche alcune delle sue centrali. La società ha sempre creduto nei giovani. Uno di questi ci sapeva fare con la macchina da presa. Ermanno Olmi ha imparato il mestiere in azienda, documentando gli anni dello sviluppo e dell'elettrificazione del paese. Con il lavoro di queste e molte altre persone abbiamo alimentato con l'energia, ma soprattutto con le idee, l'Italia dell'industrializzazione, del boom economico e quella che sarebbe venuta dopo. Edison è stata la prima azienda elettrica a completare la propria filiera, ricercando direttamente le fonti per la produzione di energia, il petrolio e il gas. Era il 1952 quando ha perforato il primo pozzo di gas in Valpadana. Nel 1987 Edison ha messo in produzione la più grande piattaforma offshore del Mediterraneo, Vega. E da lì in avanti molte altre in tutto il mondo. Dal 2002 al 2007 Edison ha introdotto in Italia il ciclo combinato alimentato a gas, realizzando il parco produttivo più efficiente del paese. Nel 2009 Edison ha sviluppato il primo rigassificatore offshore al mondo nell'Alto Adriatico. Obiettivo? Diversificare le tradizionali fonti di approvvigionamento e garantire gas competitivo per l'Italia e l'Europa.
È motivo d'orgoglio pensare che già a fine 800 a Milano i miei primi clienti facevano la fila per avere questa energia nelle proprie case. La stessa che oggi illumina e riscalda milioni di famiglie. Come l'acqua, quando ho iniziato, ha contribuito allo sviluppo dell'Italia, così oggi una parte della ricerca riguarda il reperimento di nuove fonti efficienti e sostenibili. Ho portato avanti questo disegno con molti compagni di viaggio, tutti coloro che hanno lavorato in Edison in questi 130 anni. Una lunga, bellissima storia di progresso, nella quale milioni di italiani possono riconoscersi. Io sono uno di questi, quello che ha scritto le pagine iniziali. Colombo, ingegner Giuseppe.